fondo precaria della scuola. Dalla Costituzione della Repubblica Italiana, principi fondamentali, articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità o la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Spesso, quando vediamo in televisione masse di precari che chiedono stabilizzazione, giriamo lo sguardo come infastiditi da questi postulanti che con modi più o meno consoni chiedono la nostra attenzione. Ma per un momento soffermiamoci su uno alla volta di questi volti, di questi individui, di queste persone. E se lo facciamo per il tempo necessario, vedremo nel suo sguardo uno specchio riflesso e a volte deformato di una vita che potrebbe essere la nostra. Io, dopo gli studi superiori, all'età di 20 anni, ho iniziato il mio percorso lavorativo e con l'entusiasmo della giovinezza ho intrapreso gli studi universitari. Gli anni sono volati tra una lezione da preparare e un esame da sostenere. Dopo la laurea arriva il mio primo concorso a cattedra, indetto dalla Repubblica Italiana. Continuo a studiare e continuo a insegnare. Si può dire che io sia cresciuta assieme alla scuola. Gli alunni che ho incontrato, spesso provenienti da realtà difficili, dall'estrema periferia di una grande città, sono stati per me maestri di vita. Ho compreso cosa vuol dire veramente dare di più a chi ha avuto meno. Superato il mio primo concorso, ho continuato il mio cammino. Non era ancora arrivato il mio momento. Nel frattempo, gli anni continuavano a passare e io seguitavo a costruire i tasselli della mia non semplice professione. Contestualmente, consapevole che le competenze non si conseguono solo sul campo, ho continuato ad aggiornarmi con specializzazioni e corsi di formazione. Poi arrivarono nuovamente i concorsi a cattedra. Ahimè, le precedenti graduatorie erano decadute. Vanno bene e aggiungo nuove abilitazioni al mio curriculum, ma non era ancora arrivato il mio momento. Non importa. Mi sono sempre rimboccata le maniche e così continuerò a fare. Decido di conseguire la laurea specialistica. Dopotutto siamo figli del nostro tempo. Inoltre, lo studio, l'amore per il sapere non mi sono mai sembrati un peso, anzi. E poi, cosa dico sempre ai miei alunni? Sì, lo so, non sono proprio miei. Dicevo, solo lo studio e la conoscenza ci rendono cittadini migliori, individui consapevoli. Dopo la seconda laurea, con lode, decido di conseguire un master e continuo a insegnare. In seguito, un corso di perfezionamento e dopo un altro master. Chi si ferma è perduto. Ma
Incomincio a guardarmi intorno. Sento strani discorsi. Bamboccioni, fannulloni. Non è il mio caso, dico. Gli anni sono passati. Non ho avuto il tempo di annoiarmi. Sono trascorsi 18 anni. Da quando quella ragazza, fresca di diploma, si lanciava in quell'avventura chiamata vita. Cosa succede in 18 anni? Un bimbo diventa uomo, acquisisce il diritto di voto e delle responsabilità civili e penali di fronte alla legge. Adesso, alla soglia dei 40 anni, quello che ho costruito con sacrificio, giorno per giorno, anno per anno, togliendo risorse alla mia famiglia e a costo zero per lo Stato, io sono niente. Non sono necessaria. Sono stata resettata. Il mio contributo per concorrere al progresso materiale o spirituale della società è nullo. Ma ditemi, come si fa a tirare diritto davanti a una intera generazione di gente che ha studiato, ha lavorato con impegno e passione per uno stipendio da fame, senza scatti di carriera, e che alla soglia dei 40 anni o più si ritrova con niente in mano? Io rivoglio la mia vita. Non posso guardarmi allo specchio e dirmi non sei più niente. Se nella mia mente passa questo messaggio, ho bruciato la mia esistenza. I miei ideali di riscatto con l'impegno e il sacrificio che vi ho profuso. Se passa questo, sapete cosa succede? Che sono niente, lo ripeto, perché il lavoro nobilita le persone, li rende cittadini consapevoli e soprattutto non ricattabili. Li emancipa dalla prostituzione intellettuale per un pezzo di pane. E per questo vi dico di continuare nella difesa del diritto al lavoro. Segretario. Voglio dire, non siete soli, non lasciateci soli. Ditemi voi se non vale la pena fare sindacato, difendere i lavoratori, battersi per una società migliore. La CGIL è in piedi, se qualcuno pensava di metterci all'angolo si deve ricredere. Noi siamo sempre da una sola parte e faremo fino in fondo la nostra parte. Siete voi che date forza alla CGIL e al movimento.